Sicuramente la sanità è un nervo scoperto della manovra. Noi lo abbiamo detto con Carlo Calenda alla Presidente Meloni durante l'incontro che c'è stato l'altro ieri, proprio perché riteniamo che i 2 miliardi stanziati in manovra non siano sufficienti. Perché diciamo questo? Perché intanto nella precedente legislatura sono 15 miliardi stanziati sulla sanità, sì. Ma al netto di questo 2 miliardi in una condizione in cui c'è un caro energia che colpisce anche la sanità, l'inflazione, l'aumento del costo delle materie prime, è come se si praticasse una riduzione delle risorse. E quindi noi abbiamo proposto l'utilizzo del MES, perché riteniamo che il PNRR dà un aiuto alla sanità, ma dal punto di vista strutturale, con le case di comunità, con il potenziamento della medicina di territorio, ma sicuramente non basta. E soprattutto quelle risorse non possono essere utilizzate per aumentare gli stipendi degli infermieri e dei medici come andrebbe fatto, e anche per sgravarli da un lavoro, da un carico di lavoro molto forte. Quindi la nostra proposta è quella di utilizzare le risorse del MES, altrimenti è chiaro che il servizio sanitario c'è grazie alla generosità e all'impegno di chi ci lavora nonostante mille sacrifici e mille difficoltà, però è evidente che risentiamo anche della stagione del Covid e, come hanno detto i presidenti di regioni, senza un aumento delle risorse investite è molto difficile mantenere gli standard qualitativi a cui siamo abituati, ma anche superare il problema delle liste d'attesa. 2 anni per una mammografia, 13 mesi per una TAC sono davvero un tempo insostenibile. Io credo che abbiamo un'opportunità. Noi sappiamo, non vogliamo fare polemiche, sappiamo che la manovra ha quasi tutte le risorse posizionate sull'energia, quindi comprendiamo le difficoltà del governo. Però c'è una battaglia trasversale che tutte le forze politiche possono fare in Parlamento per aumentare le specializzazioni mediche. C'è un plafond di risorse destinate al Parlamento. Sì. Noi come Azione Italia Viva proporremo che una parte di queste risorse servano per aumentare gli spazi, i posti nelle scuole di specializzazione. Questo è un elemento importante, sì, perché senza mettere in discussione anche la qualità dei medici che arrivano dall'estero, io penso alla Calabria, la Calabria ha già usufruito di medici cubani, però è chiaro che è una soluzione emergenziale. Certo, ringraziamo certo. I medici che da altri paesi vengono qui e danno una mano, ma non possiamo pensare che questo basti. Allora, abbiamo il dovere di dare delle soluzioni. Non possiamo aspettare gli effetti del PNRR, usiamo, anziché utilizzare quelle risorse e spenderle in mille rivoli, diamo la priorità alla sanità e magari alla scuola.